Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, eccoci qua, iniziamo il nuovo anno, il 2019. Quindi, cosa c'è oltre a questo? Cosa succede quando inizia il nuovo anno? Iniziamo anche il calcio mercato invernale, perché siamo a gennaio, vabbè. Allora, come sempre si svolgerà, come ho svolto, diciamo, deciso di svolgere gli ultimi calciomercati, ovvero che diciamo, non vi faccio vedere tutta la trattativa, vi faccio vedere eventualmente, se mai dovesse esserci qualcosa, il finale, diciamo la conclusione della trattativa, quindi una cessione o un acquisto o un prestito, va bene, solamente quel momento là, quando diciamo metto la firma. E niente, ho deciso di partire da qua perché non lo so sinceramente, però ci sta che magari dal primo al 5, che è il giorno della partita contro lo Swansea, magari può succedere qualcosa, magari non c'è niente, diciamo ho solamente perso tempo, quindi niente, procedo e eventualmente o ci rivediamo al 5 o in un'eventuale interruzione, attenzione interruzione, offerta di trasferimento, Bailey, no, in questa comunque, perché c'è il prestito di Bailey, no, rifiuta. Ho messo il prestito Bailey, non me lo ricordavo eventualmente, vabbè, rifiuto. Eccoci qua, prima partita del video, come vi ho detto prima, giochiamo contro lo Swansea e fuori casa in trasferta, parte l'offerta di prestito per Bailey, non è successo altro e niente, detto questo pensiamo a questa partita qua. Allora, se tutti più o meno non sono al massimo, più o meno. Ok, giochiamo. Battiamo il calcio inizio noi, giochiamo sotto la neve. Speriamo che questo possa non procurarci diciamo delle difficoltà. Niente, la partita inizia. Vai in volo subito. Eccolo lì! In volo, la sblocca lui! Diciamo più o meno all'inizio della partita, dopo poco. Ale, 1-0. Però rimaniamo concentrati, che appunto è veramente lunga. Dembélé, ma tiro centrale, troppo centrale. Attenzione, 1-1. Primo tiro dello Swansea, primo gol. Strano, perché di solito non va così. No, per noi le cose vanno sempre diversamente. Non succede mai che loro fanno un tiro e fanno un gol. Mai, Vai Eriksen. Vai Eriksen, eccolo lì! Christian Eriksen, 2-1, ci riporta in vantaggio. E andiamo, quasi allo scadere del primo tempo. Ale, bene così. Finisce così il primo tempo, 2-1. Partita tra virgolette, movimentata, non tanto divertente, perché nonostante i tre gol totali non è che è stata ricca di azioni, diciamo che ci è andata bene sia a noi che a loro, perché bene o male poche occasioni diciamo che però hanno portato al gol. E niente, però ci sta andando bene, cerchiamo di mantenere il vantaggio, ma se proprio bisogna cambiare qualcosa bisogna male male allungarla. Attenzione Eriksen, niente, terza palla proprio in aria, speravo nel rigore inesistente, ma nulla. Attenzione, ci vuole fan da Eriksen. Attenzione Eriksen. No, questa traversa se non sbaglio, però non volevo sicuramente che la palla andasse lì. Volevo tirare diciamo, più sulla destra, sulla mia destra. Ne è fuori gioco, arbitro. Ah, infatti. Comunque meno male l'ha buttata fuori, Cambio, sì, è un po' tardi, però è uscito ora il pallone. Diciamo che il gioco si è interrotto solamente adesso. Facciamo così, vai. Vai. Niembolo si ude. Finisce con questo gran tiro. Non so di chi fosse, forse era Dembélé, Rashford, non lo so. Comunque, 2-1. Iniziamo con una vittoria questo video. Potevamo, diciamo, in realtà chiuderla prima la partita, si poteva stare più tranquilli. Però siamo dei cani sotto porta e non l'abbiamo fatto. Però per nostra fortuna almeno la vittoria l'abbiamo conquistata. Seconda partita del video, giochiamo un'altra volta contro Wolverhampton. Perché dico un'altra volta? Perché ci abbiamo già giocato nel precedente video, ovvero nei mesi di dicembre.
E nulla, stavolta però giochiamo fuori casa. Nel video precedente abbiamo giocato in casa. Diciamo che classici calendari che fa FIFA, abbastanza discutibili. Comunque, vediamo un po' sinceramente, di vincere anche questa. Magari di cercare di fare altri 3 punti. Andiamo un po' e direi, mettiamo qua Rashford al posto di Embolo. Vai, cambiamo un po'. Iniziamo. Giochiamo in notturna, stavolta meno male, perché più bellino da vedere e da giocare. Non c'è la neve, battono il calcio inizio l'avversario, indovinate un po'. Eh sì, la partita inizia. Strano, eh? Mamma mia, no! No! Boia, pensavo fosse gol. Eventualmente, se fosse entrata, che gol! Boia, peccato di fatto una rovesciata. Tra l'altro in sinistra nel mezzo piede, oltretutto. Boia, peccato. Ora se prendiamo gol, eh? No, scherzavo! No! Meno male da fuori, meno male non l'ha passata ancora più a sinistra. Quell'altro era non solo di più. Mamma mia, fuori. E finisce proprio con il tiro del Wolverhampton. Il primo tempo, 0-0. È una partita abbastanza tirata, eh? Che le altre volte, sinceramente, se proprio bisognava, cioè il ritorno doveva essere non di pareggio, ma comunque una delle squadre va a vincere, deve essere in vantaggio, bisognava essere noi. Stavolta invece il Wolverhampton si dà da fare, eh. È una bella partita. Può non sembrare, ma è una bella partita. Stavolta invece voglio farci andare proprio di bala. Vediamo un po' se finisce in maniera diversa. Il pallone! No! Di vanta uscita. Vai, peccato. Buon movimento di squadra. Vai! Eccolo di finalmente Delefò 1-0, la sblocca lui. Cos'è? Quasi il 70esimo. Bravo, talmente bravo che la fiambi. No, scherzo, però faccio dei cambi. Poi scherzo, dobbiamo vedere. No, dai, Delefò non è da levare. Allora, mettiamo il buon Basler al posto di Eriksen e poi Basler si fa tornare CDC e si butta Tielemans su. Si leva Dybala per mettere in bolone. Vai. E poi leviamo Bailey per mettere in Dembélé, per farlo un po' riposare. Anche se quelli che ho messo non è che a livello di condizioni siano messi in maniera ottimale, eh. Vabbè, per fare 2 anni, via. No! No! Via, 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 via! È uscito! Non era uscito! No! 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 Mamma mia, aspetta, 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 dalla dove li prendo. Che culo di... Ale! Marcos! Rashford è morto comunque, è svenuto. Dai, tirati su, vai, via. Qui già facciamo qualcosa, 2 ore e mezzo per risultato. Ale, 2-0, all'84esimo. Buono, buono, buono. Attenzione! Donnarumma la prende, anzi non la fa entrare in porta ma non la blocca. Vai Rashford che il portiere non c'è, ti dava palla, te la leva, peccato, devo tirare subito, ma la sentivo. Attenzione Zotta! Ah! Finisce così, 2-0. Diciamo vittoria meritata solo perché siamo stati più bravi a finalizzare quanto creato, però se si guarda le statistiche addirittura bisognava non solo pareggiare ma bensì perdere. È vero, stavolta lo ammetto. Meglio così per noi però, dai, via, ci è andata bene stavolta. Terza partita del video, questa non la giochiamo, speriamo bene, speriamo davvero che vada bene. Giochiamo contro l'Exeter City, Exeter, vai, City, FA Cup, giochiamo fuori casa. Io sinceramente mi cavo addosso perché non so se la vinceremo o no. Boh, speriamo, perché quest'anno la FA Cup mi interessa, però per ora non ho voglia di giocarle, ecco, le partite. Vediamo un po', vai. Attenzione Eriksen 1-0. Dybala su rigore, 3-0 ancora Dybala. Attenzione 3-1. Dovrebbe essere finita, eh. La regola siamo passati. Yes, la regola non c'è andata a ritorno, se non erro, in FA Cup.
quindi buono così, almeno per ora. Poi non me la ricordo, sinceramente tutte le 8.000 oppe di Inghilterra non è che me le posso ricordare, però mi pare che per ora non ci sia andata di ritorno, quindi siamo passati, bene così. Quarta partita, sempre di Coppa, però non FA Cup, ma bensì un'altra che non so sinceramente quale sia, FL Cup, sono sincero. Giochiamo contro l'Everton, stavolta in casa, simula anche questa e speriamo bene. Eriksen un'altra volta, sblocca lui. Dybala sul rigore un'altra volta, anche se in realtà prima ha fatto il terzo gol sul rigore, però sempre Dybala. Ancora Dybala. Bueno, hanno fatto gol gli stessi di prima. Insomma, 3-0, clamoroso. Bene così, passiamo. A regola anche qui non c'è andata e ritorno, credo, non lo so. Non lo so, sinceramente. Fatemi vedere un attimo nel calendario, se ci sono i dubbi. E invece no, ho detto la cazzata, cioè, quanto pare ritorno. Vabbè, però 3-0 dovrebbe essere quasi chiusa. Andiamo bene. Quinta partita del video. Torniamo in campionato. Stavolta la giochiamo. Giochiamo una discreta partita, almeno sulla carta, perché giochiamo contro una big della Premier League. Sì, tanto ormai è stata frenata, lo dico. Rigiochiamo contro il Liverpool, perché anche contro il Liverpool ci avevamo giocato nei precedenti video, ovvero nel video di dicembre. Guardavo un attimo la classifica. Siamo primi a 3 punti. Stesse partite, però siamo primi a 3 punti dal City. Bene così. E niente, per ora per quanto riguarda il calciomercato non è successo niente, né a livello di acquisti che di cessioni. Boh, vediamo un po'. Che mi arrivano offerte che rifiute, offerte poco allettanti. E io per poter prendere, per la cosa che ho in mente, devo prima vendere. Poi eventualmente mi arrangerò. Forse succederà qualcosa nel finale del calciomercato. Chi lo sa. Comunque, vediamo un po' la formazione. Ok, direi di iniziare a giocare così. Vai. Un'altra volta sotto la neve, battiamo il calcio, inizio noi e dai bimbi, eh. Vai Eriksen, Dio buono, che tiraccio, lì, ma com'è mai ce l'ha andata così? Andateci di piatto in automatico, no? Bella la verticalizzazione. Bella roba, bello, si è girato bene Dybala, però buono poi a pezzo. L'operazione sarà corner. La porta. No, che cazzo. Situazione che era complicata. Attenzione! Donnarumma l'ha vista, io sinceramente no, non l'avevo vista. Vai Eriksen! Maremma cane, non se ne butta dentro una. No! Meno male, ci è andata bene. Finisce così il primo tempo, ci è andata veramente bene. Paratona secondo me di Donnarumma. Comunque 0-0, peccato perché potevamo fare meno un gol. Vediamo un po' se nel suo tempo ci si riesce, vai. Vai Dybala! No! Boia, non ci voleva. Porca miseria, via, facciamo vedere che cambio. Magari forse si smuove qualcosa, non credo, però ci si spera. Allora, facciamo così. Così. Così e così, ci siamo a livello di ambi, sì, ok, vai, proviamo a fare questi cambi qui, vediamo un po' se cambia qualcosa, speriamo. Vai Telefo! È sempre lì, e non c'è nessuno però. Vai Tielemans! 1-1! Yuri Tielemans, mamma mia che gol, appena entrato fra l'altro, ma questo è smosso, poi culo sciogli, che ci ho avuto sinceramente. E andiamo di, no, lo voglio rivedere perché ha fatto non un senior gol di più. Stop e boom, nel 7, la bella è presa ciccio, la bella è presa ciccio, la bella è presa ciccio. Vola Donnarumma, meno male, non so però se ne va fuori sinceramente. Finisce così 1-1, vi dirò, se la vinci nel primo tempo, sì, effettivamente, però per come si era messa la partita, non guardate le statistiche, meno male siamo riusciti ad aggrapparci a un pareggio, ecco, quindi posso ritenermi almeno un po' soddisfatto, ecco. Ed eccolo qua, il nostro primo movimento di mercato, questa grande cessione. La trattativa per il passaggio di Kayub Fr Silva Rocha, come vi pare, alla squadra Gillingham per 345.000 è stato perfezionato.
Via, meno male, 230.000 di soldi che mi sono arrivati nel budget, per il budget, che potranno cambiare il futuro della mia squadra. Vabbè. Nel frattempo siamo arrivati all'ultima partita giocata del mese, chiaramente del video, perché poi, non so se lo ricordate come ho detto prima, c'è la partita di ritorno di Coppa contro l'Everton. Adesso giochiamo contro il Tottenham. Un'altra bella partita, almeno sulla carta dovrebbe essere così. Vediamo un po' come andrà a finire. Quanto riguarda la formazione, va bene, ok, siamo riuscendo in campo così. Speriamo bene. Speriamo che dal punto di vista delle partite possiamo concludere in bellezza. Battiamo il calcio d'inizio noi e la partita inizia. Attenzione! Primo tiro della partita lo fanno loro, lo fa il Tottenham, però Donnarumma meno male, non fa entrare il pallone. Attenzione, ancora il Tottenham e ancora una volta Donnarumma. Finisce così il primo tempo, 0-0. Sinceramente, a parte che non è stata per una bella partita, perché a parte quelle due occasioni del Tottenham, poi per il resto diciamo di azioni di sé, in sé per sé non ce ne sono state altre. Per quanto riguarda noi, male, perché ci siamo fatti leggermente schiacciare, ma comunque non abbiamo fatto veramente niente a livello di attacco. Speriamo che nel secondo tempo le cose per noi possano cambiare. Attenzione, Eddie. Prima o poi il Tottenham doveva far gol. Roberto Firmino fa gol lui proprio all'inizio del secondo tempo. A parte lì che vabbè, ha fatto una bellissima cosa a prenderla al volo e poi ci ha avuto un culo perché poi non è questo. Vabbè, 1-0 Tottenham. Dai bimbi, svegliamoci un pochino, non lo so, se avete voglia. Cambio. Manca un quarto d'ora, anzi 20 minuti di recupero. Però voglio provare a fare un cambiettino. Allora, levo Dembélé per mettere Rashford, levo Bailey per mettere Delefoe e levo Boswell per mettere il buon Tielemans. Vediamo un po'. Vai Delefoe, vai! Eccolo lì! Marcus Rashford! 1-1 all'80esimo! Anche lui, come successe nelle partite, cioè nella partita precedente, non ricordo, comunque. In una partita di prima con Tielemans, che è appena entrato fece gol. Stessa cosa per Rashford, anche lui. 1-1 e andiamo. Attenzione, mamma mia, il Tottenham! Ha rischiato di ritornare in vantaggio. Ancora una volta Donnarumma. Attenzione! Vai Dybala! Vai! No! Cosa si è mangiato Rashford? No, peccato. Era porta libera. C'era la porta, era libera. No, maledetta la misera. Poteva veramente diventare l'eroe di giornata. E farci vincere soprattutto, che è la cosa più importante. Porca miseria. Peccato. Vabbè. Alla fine guardiamo bicchiere mezzo pieno. Abbiamo pareggiato e non abbiamo perso. Perché come si erano messe le vostre era più probabile che invece andavamo a perdere. No, ma non è stato così. Via. Non ci pensiamo. Andiamo avanti. Altra cessione, anzi. Direi, per essere più preciso, prestito. Breve, fra l'altro. Negri al Preston, va bene. Un'altra importante, diciamo, tra virgolette, partenza, via. Comunque siamo arrivati all'atteso, no non è vero, non è atteso. Comunque al ritorno di Coppa contro l'Everton. All'andata abbiamo vinto 3-0, guardiamo se nel secondo, sì nel secondo, nel ritorno possiamo gestire tranquillamente la partita. Guarda, voglio rischiare, pippolone di triangolo. 1-0 addirittura con rigore sbagliato di Dybala, tra l'altro, guardaci. Bene, passiamo senza giocare. Tonfa. Il primo acquisto vero e proprio, fra l'altro, di questo calciomercato invernale è Icardi. Icardi scambio con Delefoe, perché questo, come uscite, ma capito, ora c'è un altro attaccante. Sì e no, perché al posto di Delefoe, non dico in panchina, però diciamo nella posizione che occupava spesso, ci va Embolo o Embolo, che praticamente lui di per sé è più un esterno destro rispetto a un attaccante, anche se lo fa giocare sempre in attacco. Quindi scalo Embolo e in attacco mi rimangono Icardi, Rashford e Dybala. Il secondo e molto probabilmente ultimo acquisto del
calciomercato invernale è lui, Renato Sanchez, scambio 17 milioni più Tielemans. Perché questo? Perché non riuscite, ma capito, ma magari qualità totale c'è anche meno di Tielemans, mi pare, perché ci abbia tanta altro. È vero, però io avendo provato tutte e due, sai quando giochi comunque, non so, Flamish, insomma, bla, ti abita di scegliere Bayern e magari giocare e avere lui. Per come si muove, per come è fluido, per le cose che fa, sembra una cavolata, ma io preferisco Renato Sanchez a Tielemans. Quindi secondo me, per quanto per ora io possa peccare a livello di qualità totale, dico per ora perché secondo me è molto più promettente rispetto a Tielemans, secondo me ho fatto, non dico un affare, però un buon acquisto. Via, vai, accettiamo. E il calciomercato finisce qua e di conseguenza anche il video. Vabbè, ve l'avevo detto che comunque molto probabilmente con l'acquisto di Sanchez sarebbe finito, almeno per quanto riguarda i discorsi acquisti, perché non so se ricordavate il budget che avevo erano, quanti erano? 38 milioni. Quando cerchi di prendere giocatori, 38 milioni sono pochi addirittura per prenderne uno. Secondo me ho fatto, diciamo, dei buoni acquisti, nel senso, cioè dal punto di vista dei soldi spesi, ecco, secondo me me la sono cavata abbastanza bene, vi dirò, ma è andata anche abbastanza bene, perché magari non ho fatto i conti precisi, ho detto mai provo a fare sia l'offerta per Riccardi, sia per Sanchez, speriamo di riuscire a prenderli entrambi, e mi è andata bene, perché non sono andato così tanto lontano dal limite, ecco. Comunque, questa è la rosa attuale, ho già spostato i due acquisti, Sanchez fra l'altro è già salito 84 e ho fatto questo cambio. Per ora preferisco avere Embolo sulla destra, che è anche più fisico e comunque nonostante tutto è agile e veloce, e spostare Dembélé a sinistra e quindi di conseguenza togliere il posto a Bailey. Ho detto appunto, ho preferito mettere Embolo, diciamo, al posto a virgolette di Bailey, anche se comunque uno gioca a sinistra e uno a destra, e chiaramente può spostare Dembélé sulla sinistra. Spero che abbiate capito il mio discorso, perché mi sono un po' incasinato nel dirlo. Comunque questa è la formazione, vi dirò, mi è dispiaciuto tanto, perché poteva esserci un altro acquistone bomba sul finale, mi è dispiaciuto tanto non prendere lui, lo faccio vedere se c'è sempre qua, Antonio Martial, eccolo qui, che era svincolato, cioè svincolato, non era in scadenza di contratto, ma proprio quando lo volevo prendere, che prima volevo sistemare, cioè prendere questi due, lui lo volevo prendere per un eventuale, se mai ci sarà, anno successivo, dico questo perché, come ho già detto, credo, eventualmente dico adesso, se io riesco a vincere tutto, questo è l'ultimo anno, insomma, comunque lo volevo prendere a prescindere, però purtroppo è andato Real Madrid. Peccato, perché sarebbe stato un esterno sinistro niente male, un acquisto insomma per il prossimo anno niente male. Comunque questa è la rosa, spero che, per quanto di per sé ci siano stati pochi acquisti, spero che questi due vi siano piaciuti. Un'altra cosa per correttezza ve lo faccio vedere, purtroppo qua è andato in prestito e venduto, sì, uno Negri in prestito e poi venduto quell'altro che non ricordo il nome, dei giocatori sono rimasti solamente due come riserve, se mai dovessimo rischiare di perdere la partita a tavolino richiamo qualcuno dal prestito, che tanto vedo che non salgano, o perlomeno salgano veramente poco, quali in primis Cerny e Odegaard, no, quindi questa nota sì. Insomma, detto questo, iniziamo nel prossimo video febbraio, vediamo un po' quante partite ci sono, no, 5 partite, perché poi c'è questa Champions League, questa qui non la conto, nel senso fra quelle giocate, che in realtà sono 6, se la avesse sono 5. No, va bene, dai. Via, sinceramente sono molto, 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 diciamo, fiducioso per quanto riguarda i nuovi acquisti e sono molto curioso di sapere comunque come se la caveranno, ecco. Quindi non vedo l'ora di giocare. Vi ho detto questo, niente, vi aspetto nel prossimo video e niente. Come sempre vi ricordo di mettere varie a fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un mi piace al video, condividetelo e poi iscrivetevi al canale, così potete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò. E niente, vi aspetto. Ciao!